Ponte Chiaro Verde potrebbe essere questo il leitmotiv del progetto che oggi qui alla radio dell'Università di Salerno presentiamo, un progetto ormai così diffuso qui al sud, in particolare nella nostra terra del sole, proprio qui in Campania. Non a caso si chiama Campania Eco Festival. Benvenuti agli organizzatori. Benvenuti. Buonasera. Campania Eco Festival. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Dal 2006 il gruppo degli organizzatori del progetto ha iniziato a mettere su un bel po' di idee, di iniziative, ma poi è dal 2011 che tutte queste idee si sono raccolte e concretizzate sotto il naming di Campania Eco Festival. Ma che cos'è questo progetto? Allora, il Campania Eco Festival è un evento molto articolato, fatto di contaminazioni tematiche, che si sforza di immaginare e di proporre un futuro, un presente migliore per le nostre città, per i nostri paesaggi, un presente più verde, come ci diceva appunto Mariano all'inizio con la sua citazione. Salutiamoli tutti questi portatori sari di verde. A partire da Francesco Paolo Innamorato, il presidente del CEF. E poi ancora Alfredo Cincotti, responsabile amministrativo. Domenico De Filippis, il direttore artistico. Sono qui, ciao ragazzi. Sono qui con noi oggi. Armando Maria De Nicola, responsabile dei rapporti con le associazioni. Sono qui anch'io, salve. Ciao, Peppe Armando. Del Sorbo, direttore artistico di Firenze Rock Contest. E poi c'è finalmente una donna, Clelia Forte, responsabile dell'ufficio ciao stampa. Tutti. Ciao, ciao Clelia. Poi ancora Aldo Padovano, responsabile del marketing e della comunicazione. E chi beh? Eccolo, farei una ola per Aldo. Sì. Concludiamo con una persona che avrebbe voluto molto essere qui, infatti sì, ci ha scritto prima, ma non ha potuto, è Luca Petrosino, il direttore artistico, che appunto salutiamo. E lo salutiamo. Ciao Luca. Ciao Luca. Allora ragazzi, ancora ecco, addirittura applausi dalla regia. Ragazzi, benvenuti alla radio dell'Università di Salerno. Finalmente ci siamo tranquillizzati, c'è stato un movimento un po' di stress diffuso. Io sento un po' di rumori in cuffia. Ok, vabbè, cerchiamo vai, di... Vai Alfonso, vai. Siamo tutti con te. E intanto capiamo meglio che cos'è questo Campania Eco Festival. Allora, nella mission del progetto si legge: il Campania Eco Festival raccoglie in un unico luogo le varie anime che compongono la società e che in qualche modo possono trarre vantaggi di natura economica, ma in generale ecco di vita, dall'avvicinamento al mondo della green life e della green economy. Quindi che cosa fanno questi organizzatori del Campania Eco Festival? Ce lo facciamo dire proprio da Aldo Padovano. Buonasera, innanzitutto cosa facciamo noi del Campania Eco Festival? Allora, noi del Campania Eco Festival non facciamo altro che creare, diciamo, una sorta di link, di ponte tra quelli che sono le realtà virtuose presenti in Campania ma anche su tutto il territorio nazionale e un po', diciamo, i cittadini della nostra terra, le amministrazioni pubbliche, le altre aziende che comunque portano avanti dei progetti da valorizzare sempre di più. Questo è quello che è il vero obiettivo del Campania Eco Festival. In particolare ci soffermiamo soprattutto negli ultimi anni su quello che è l'aspetto legato alla green economy e ai green jobs, su quelle che sono le eccellenze campane, valorizzando soprattutto quelli che sono i frutti del lavoro dei nostri conterranei, dei nostri amici comunque che vivono qui nella nostra regione. Ogni anno noi facciamo questo tipo di lavoro, che poi viene concluso con quello che è ormai l'appuntamento fisso per il concerto all'Isola Ecologica. Che ricordiamo è il 7 giugno. Esatto. Il prossimo 7 giugno.